Bella raga, benvenuti in questo nuovo video da Ciro Mancini. Allora ragazzi, oggi sono qui in Italia in miniatura, ragazzi. Allora, secondo voi quanto ho pagato per l'autostrada, per McDonald's più parcheggio? Adesso andremo a vedere l'entrata in Italia in miniatura. A breve ci saranno altri video, ragazzi. Se arriveremo a 1000 like e 1000 visualizzazioni e più iscritti. Qui bella raga, siamo entrati all'Italia in miniatura. Guardate qui. Adesso andiamo a visitare questi monumenti piccolini e a breve ci sarà tante cose bellissime, l'Europa in miniatura. Comunque andiamo a vedere. Ci troviamo ragazzi a Agrigento, guardate. Poi di qua, venite di qua, abbiamo Trapani. E invece è Monerale, guardate com'è bello. Questa è Siracusa, ragazzi, guardate com'è bella Siracusa. Ragazzi, avete visto? Questa è l'Italia in miniatura e qua siamo a Catania. Guardate Catania, poi dietro giriamo. C'è Palermo. Tutta piccola. Facciamo l'Etna spostò. Cefalù, ragazzi. Poi c'è Taormina. Eccola qui. C'è poi Messina. Tutta l'Italia in miniatura. Ragazzi, siamo alla Sicilia. Guardate la Sicilia. Poi dietro di me Stilo. Stilo. Bello ragazzi, mamma mia. E dietro di me siamo a Crotone, ragazzi. Poi davanti a me c'è, qui è Cosenza. Poi c'è Melissa. Mamma mia ragazzi, tutto bello qui, tutto bellissimo. Adesso ci sposiamo ragazzi a Tropea. Mamma mia, troppo bella ragazzi. Adesso faccio vedere Rocca Imperiale. Ragazzi, sono tantissimi, ragazzi. Sono tantissimi. C'è Materia, come la vedete. C'è Belvedere. Vedete il Belvedere qua. Matera è dall'altra parte dove sono i signori. Vedi? Oh, è arrivata pure la polizia. Questo è Marta. Marta. Eccola qua. Ragazzi, che siamo girati tutto un tono. Pestum. Guarda. Avignano. E abbiamo, qui abbiamo Amalfi. Pompei. Guardate, bellissimo. Adesso mi vedete tutto quanto perché voglio troppo qua. Poi abbiamo la nostra amata Napoli, la nostra amata Napoli. Questa là a Napoli.
Poi ci abbiamo ancora Napoli. No. Già che è Napoli pure qua. Questa è la chiesa quella dove sta le cose di San Gennaro. Quella che è la chiesa che è di San Gennaro. Poi di là Vagliucci abbiamo Reggi Caserta. Ah. Cioè avrete tale quale come avremmo noi a Reggi Caserta. Guarda, guarda, è tale qua la Reggi Caserta. Napoli è veramente uno spettacolo. A chiesa di San Gennaro, poi ci abbiamo la scongiolì. Ragazzi, poteva mancare piazza Plebiscito. A Napoli l'ho già vista. Piazza Plebiscito. Poi Gigi D'Ale, tutto a posto. Teano, Isernia, guardate, guardate. Intercity 1510 proveniente da Bologna Centrale, è in arrivo al binario 6. Mamma mia. Allontanarsi dalla... Ma a Roma, il Colosseo, dalla quale adesso andiamo anche Piazza San Pietro, cioè Papa ci benedica, Piazza San Pietro. Uguale uguale, voglio. Vedete. Guardate ragazzi, chiama Luca Comics. Questa è Genova, questa è ancora Genova, e qua stiamo arrivando alle montagne, ad Heidi. Heidi! A che mi prende non so. Guardate, guardate ragazzi, tutto uno spettacolo, cioè meglio visitarla adesso che è un pomeriggio. Qua siamo a Rona, un paesino molto carino, sopra le montagne, guarda la casa mia, dopo ce ne andiamo di nuovo, Andera. Tirano, guardate, guarda. Non esce in mano. Io giro attorno ragazzi, non mi vedete. Siamo attorno. Attorno giriamo. Sono anche i turisti. Ti fanno le foto. Ovviamente, vai giù, stanno in Italia in miniatura. E se ne va. Là siamo a Verona, piano piano ci avviciniamo, l'Europa in miniatura. Sta facendo ancora delle foto ragazzi. Vedete. Andiamo da Verona. Da Romeo e Giulietta.
Venezia, ragazzi, Venezia. Oh, Jolier, saluta, Jolier. Qui abbiamo l'industria. Treviso, ciao zi. Qui abbiamo Padova. Mamma mia. Si dice premo qui. E il treno se ne va. Ha faticato o tre. Si è fermato tre. Questo è Ferrara, ragazzi. E qua è Ferrara. Questa è Codigoro. Sto cacchia. Ferrara ancora. 100. Voglio destra, sinistra, non lo so. 1530 proveniente da Roma Termini e diretto a Milano Centrale, è in arrivo al binario 3, la prima classe in coda al treno. C'è Ravenna, c'è Ravenna, Ravenna ancora. Il treno Freccia 185, Ravenna. Rimini, stiamo a Rimini, questo è Rimini, ragazzi, Rimini, Riccione, Cattolica, tutte quelle che volete uscire. Questa è Ancona. Ragazzi, siamo a Bari, a Santa Nicola a Bari. Giriamo ancora. Trapani. Abbiamo canne della battaglia, il canno, aiù il canno, Canossa della Puglia, guardate, guardate, Reggio Emilia, ragazzi, Reggio Emilia, casa di Alessandro da Vinci, il famoso da Vinci. Allora, bella ragazzi, allora avete visto, adesso entreremo una parte dove fanno gli eventi di stasera qui in Italia in miniatura. Cioè, guardate, c'è anche il Luna Park, che non l'ho visto il Luna Park. Un bacione, un bacione. Adesso entriamo in questa piazza, ragazzi, dove fanno gli eventi, come vi ho detto prima, si chiama Arena Spettacoli, dove intrattenimento dei bambini più o meno. Adesso non c'è perché si deve fare l'ora per intrattenimento dei bambini. Noi andremo a vedere l'interno di questi spettacoli.
Adesso entriamo. Andate a pressarmi. Eccoci qua ragazzi, guardate, dietro di me questa è l'area dei spettacoli dove ancora nessuno non c'è, guardate, sentite? Su, ecco, ecco, apri la bocca e faccia. Ma che schifo! Un signore là, uzi là sopra, guardate. Io sono sempre qua, e chi si toglie da questo? Bello, ragazzi? È uno spettacolo. Qui è un intrattenimento per i bambini, più o meno. Adesso non è orario perché usciranno un sacco, come abbiamo visto il signore lì. Qui abbiamo i citofoni che funzionano davvero. Sentite? Ok, ragazzi. Questo è un parco veramente divertimento per tutti. Ci sono un sacco di turisti che vengono a visitare l'Italia in miniatura, perché l'Italia è sempre bella da vedere, anche l'Europa è bellissima. Comunque questo è il bello di questa cosa qui. Guardate, questa dove proprio si possono sedersi le persone per vedere lo spettacolo qua. E questa è. Come detto ragazzi, guardate, questa è la più bella cosa che possiamo vedere dei signori che stanno per vedere quello che si affaccia alla finestra. Non ci possiamo avvicinare perché troppo, c'è il signore dall'altra parte, il signore da quest'altra parte. Vedete? Dove fanno lo spettacolo di Pinocchio. Dietro di me c'è scritto Pinocchio, come vedete. Uno spettacolo per bambini. E vedete, adesso è presto per vedere questo spettacolo qui in Italia in miniatura. Allora, sentite le canzoni. Andremo a vedere anche il parco, ragazzi. Ovviamente, stiamo trovando qua, andiamo anche al parco. Non sono mai entrato al parco. Questa è la prima volta che andiamo al parco. Vediamo cosa c'è a questo parco. Qui ci sono le giostre. Eccole qua, dietro alle mie spalle. Allora ragazzi, che dire, troppo bello per vedere in miniatura. Poi c'è il cinema 7D. E che c'è da dire ragazzi? Adesso tra poco andiamo a vedere, vedete, è chiuso. Passare chi ha due. Guardate, qui è l'ingresso di Pinocchio, guardate, venite verso me, c'è scritto Pinocchio, guardate. Siamo ai paesi dei balocchi, dove Pinocchio dice sacco di bugie. Bello, bello, bello ragazzi, voglio dire, bellissimo. Che dire, che votate questa Italia in miniatura? Poi adesso andremo a vedere anche l'Europa in miniatura. Che voto darete a questa somma? Entriamo nel mondo dell'Europa in miniatura. Adesso saremmo per entrare. Sentite le voci, perché ci sono un sacco di turisti. Eccoci qua.
ragazzi, la prima, siamo a tutte le parti. Questa è l'Europa in miniatura, ragazzi. Beh, fatta bella, fatto in modo carissimo, non c'è una virgola, non c'è un tocco, non c'è niente, ragazzi. Nessuno fa un danno qui in Italia in miniatura. Eccola qua, adesso ragazzi vi faccio vedere dopo anche le torri di Pisa, sempre. A jouette François, amor che. Bonjour madame. Allora ragazzi, avete visto, questo è l'Europa in miniatura, di là vedete la Torre Eiffel, dopo andiamo a vedere insieme. Cioè ragazzi, ma proprio uno spettacolo. Qui siamo Hans Feinstein in Germania. Adesso andiamo in Grecia, in Atena, ragazzi. Adesso qui è Pondice. Ah, ci siamo a Pondicella. Dal La Grecia è sempre più bella, la Grecia. Einstein Polistar, siamo in Germania. Eccoci ragazzi, allora dopo finito l'Italia in miniatura siamo entrati nell'Europea in miniatura, abbiamo finito anche l'Europea in miniatura, abbiamo visto intrattenimento per bambini, abbiamo visto Pinocchio, le paesi dei balocchi. Ragazzi, che dire a questo posto qua in Italia in miniatura, ragazzi? Scrivete nei commenti, mi raccomando sempre attivate la campanella, semplicemente un like. Se vi è piaciuto questo video, da Ciro Mancino è tutto, ciao, bella raga!